Ciao, oggi presento due prodotti economici di marca Quechua, la marca di Decathlon, la catena di articoli sportivi. Il nome è dei due zainetti è Arpenaz 10, quello più piccolo, Arpenaz 20, quello un pochino più grosso. Sono due zainetti. Caratteristiche così velocemente, è uguale il materiale di costruzione, buono, robusto sembra. Vediamo velocemente, il davanti è fatto alla stessa maniera, quindi tasca esterna, bella capiente quella del 20 litri. Le zip sono buone, aprono e chiudono senza problemi. Il 10 litri ha un'unica zip per l'apertura della tasca centrale, e anche questa scorrevole senza problemi. Il 20 litri ha una doppia cerniera, quindi cioè si apre con due, e quindi è più facile il carico e lo scarico degli oggetti. La cerniera del 20 litri è protetta da questa striscia di stoffa che la protegge, direi, da polvere. Non oso dire acqua perché il materiale non penso, non è comunque dato in etichetta per impermeabile. Il 20 litri ha anche due tasche esterne in tessuto mesh, dove si può riporre tranquillamente una lattina, una bottiglia da dire almeno diciamo 750 cc. Oggetti che uno voglia mettere dentro. Vediamo la parte posteriore. Allora, lo zainetto più piccolo 10 litri ha degli spallacci comunque imbottiti, non è semplice plastica. Ha il riposamani, quindi queste due asolette di materiale, e le fibbie per regolare l'ampiezza degli spallacci. Sono anche smontabili, ovviamente. Infatti, avevo fatto un piccolo sistema per renderlo impermeabile con un sacchetto. Le finiture interne direi che sono normali. Qui stiamo parlando di 3 euro, cioè uno zainetto da 3 euro. La capienza del 10 litri è buona. Ci si può inserire tranquillamente un tablet da almeno 10 pollici, se non di più. L'unica cosa che forse posso dire nel momento in cui è pieno, cioè a pieno carico, il fondo non è effettivamente piatto e quindi posando lo zainetto tende a sdraiarsi in terra. Stiamo parlando, però, ripeto, uno zainetto da 3 euro. Si vede comunque che è stato studiato in un certo modo, perché l'ampiezza, le pieghe, comunque le finiture sono fatte in modo buono. È uno zainetto da tutti i giorni, ci si può andare tranquillamente in giro, in città, è disponibile in diversi colori. Lo zaino un po' più grande, 20 litri, è dotato di spallacci più imbottiti, si sentono buoni. È dotato di una fibbia al petto che permette di chiudere e quindi di rendere più comodo lo zaino. Ha i riposamani. Le fibbie per dosare, diciamo, per sistemare l'ampiezza degli spallacci, ha dei passanti per sistemare la parte che
si avanza quindi del cordame sotto. Ha anche una cintura ventrale, quindi cosa voglio dire, stiamo parlando di 10 euro, è dotato di una cintura ventrale che rende più comodo portare questo zainetto. Oltretutto gli spallacci sono ricoperti sotto e lo schienale ha questi inserti di stoffa, mesh anche questa, che permettono una certa traspirazione. Quindi non è come questo uno schienale integralmente di nylon, quindi che potrebbe causare insomma un po' di sudore. Questo ha comunque sia, anche se è un prezzo, non so come neanche come definirlo, delle cose tecniche che sono apprezzabili. Ecco, la capienza, credo di averlo già detto, comunque che si apre con due scorrevoli, a differenza dell'altro. La capienza è buona, ci sta dentro veramente molte, molte cose. Forse potrebbe essere un pochettino, si potrebbe usurare un po' velocemente la parte sotto appoggiandolo in terra, però ripeto, non è un problema. Non dovrebbe, credo, soffrire come l'altro del fatto che una volta che sia pieno tende a cadere, a sdraiarsi, perché qui il fondello è un pochettino più ampio. Ecco. Non so, le finiture interne sono comunque buone, qui addirittura abbiamo la cucitura ribattuta con una fettuccia, non è impermeabile, almeno comunque sul cartellino d'acquisto non si parla di impermeabilità, e sinceramente guardandolo diciamo in traslucido si vede l'esterno. Cioè la stoffa è permeabile alla luce, quindi sinceramente non parlerei di impermeabilità, ma la cosa si risolve senza problemi, come fatto e si può vedere in un altro video che ho fatto, un sacchetto di plastica in caso di pioggia sopra e non c'è nessun problema. Li ho provati tutti e due con vari carichi, con varie cose. Sinceramente mi sento di poterli consigliare. Ecco, l'importante ovviamente è utilizzare queste cose secondo quello che si vuole andare a fare. È ovvio che non prenderò una cosa di questo genere per farmi un trekking di una settimana. È abbastanza logico, però anche sinceramente l'uscita di un giorno e tutto sommato, se si vuole essere minimalisti al massimo, anche vabbè, 2 giorni è esagerato, perché qui non ci si può ovviamente mettere, non so, per dire un sacco a pelo, cose del genere, però se prevedo di comunque poter essere ospitato in una struttura coperta, attrezzata, tra virgolette, un rifugio per dire, in tempo estivo, un campeggio dove già trovo magari, non so, un bungalow o una cosa del genere, sinceramente ci può stare. Ecco. Niente. Per oggi è tutto, sono due cose che, visto il prezzo e l'utilità, sono sicuramente consigliabili. Vi saluto, se ci sono domande su queste cose, sono qua, aspetto. Grazie a tutti e ciao, alla prossima.